Un gioco di magia bellissimo direttamente dal Tamra Beach Resort. Prendi un gruppetto di carte dal tuo mazzo preferito e fallo mescolare ripetutamente allo spettatore quante volte preferisce. Dopodiché farai una previsione e la scriverai su un fogliettino, ad esempio asso di fiori. Una carta sotto, una sul tavolo, una sotto, una sul tavolo, fino a finire tutto il mazzetto. Lo spettatore penserà che rimarrai proprio con una carta in mano, che sarà proprio lasso. In realtà, no, la sorpresa è ben diversa. Finisci tutto il mucchietto di carte e rimarrai effettivamente con una sola in mano. Vediamo in questo caso con quale. Due di quadri. Lo metti in cima al mazzetto e. Puoi far tagliare ripetutamente il mazzo quante volte desidera lo spettatore, non ci interessa. Ora farai due mazzetti e terrai sempre quello col 2 di quadri. Lui ti dirà ufficialmente quale sarà la previsione. Attenzione, puoi ancora tagliare più e più volte il mazzo, non ci interessa. Tagli e stavolta il 2 va di qua. Tieni sempre il mazzetto, quello col 2. Incredibilmente, signori e signori... La previsione coincide con l'ultima carta rimasta, l'asso di fiori. Come funziona questo gioco? Fai finta di prendere un gruppetto qualsiasi di carte dal mazzo. In realtà ti servono 16 carte, perché è un gioco matematico. Tieni il segno con il mignolo, tieni il segno anche con il pollice, fai cadere tutte le carte tranne 16. Quindi fai finta di prendere un gruppetto, ma in realtà sono 16. Quindi fai un gruppetto di carte. 16 carte. Non dire che sono 16 così il gioco non risulta matematico. Ora, mescola, 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 mescola e la previsione dovrà essere l'ultima carta in fondo, quindi la speed di nascosto. Io ad esempio ho fatto finta di mescolare e ho guardato, in questo caso sarebbe la donna di fiori, la carta finale. Quindi previsione donna di fiori e partendo con sotto tavolo, sotto tavolo e ripetendo tutto quello che ho fatto io, il gioco funziona matemagicamente.